Buongiorno ragazzi, ecco il capitolo sulla musica classica contemporanea che non abbiamo fatto in tempo a concludere durante le lezioni precedenti. Dunque, qui abbiamo un'improvvisazione e una fusione tra i generi, qui scritto contaminazione, come vedete. Allora, nel 1950 in Europa si affermano nuove tendenze artistiche, si chiamano le neoavanguardie, e i compositori prendono ispirazione dallo sviluppo delle discipline scientifiche e dalle nuove tecnologie, sperimentano improvvisazioni e composizioni casuali. Dalla contaminazione e dalla fusione tra generi musicali e culturali diversi nascono la musica aleatoria, la musica elettronica e minimalista. Qui abbiamo degli esempi di contaminazione tra i generi. Vi suggerisco di andare a guardare su YouTube Sacred Shadows di Andrea Centazzo. Si tratta di un musicista bolognese che è andato un mese nell'isola di Bali e ha creato un'opera multimediale con musicisti balinesi che suonavano insieme a musicisti europei. Io ho avuto la fortuna di suonare con questi musicisti balinesi. Vi suggerisco appunto di andare a vedete come competenza digitale, Sacred Shadow 1, cioè 2, 3 e 4. Andiamo avanti con la musica aleatoria, che è una tecnica di composizione che si basa sulla casualità. Il musicista può suonare un brano partendo da un punto qualsiasi dello spartito e interpretare a caso la melodia e il ritmo per sperimentare nuove sonorità. Uno dei maggiori rappresentanti della musica aleatoria è John Cage, ideatore anche di nuovi strumenti come il pianoforte preparato, vedete qua sotto, preparato con gomme, matite, penne, con oggetti che all'interno della cassa armonica modificano i suoni, creando degli effetti veramente originali. Qui c'è un esempio della sonata numero 1 per pianoforte preparato. Riguardo la musica aleatoria, qui c'è l'esempio di Bruno Maderna, La serenata per un satellite. Provate ad ascoltarne due versioni, sono tutte diverse perché, come vedete, il musicista può scegliere di partire qua sotto, qua sopra, in mezzo, sceglierà lui. Come musica elettronica, qui c'è da ascoltare il poema elettronico di Edgar Varese, che è uno dei primi poemi elettronici, pensate, del 1958. Qui ci sarebbe un esercizio di arte con musica da fare, qui c'è una nostra ex alunna, Marianna, lo vedete, che ha eseguito un brano attraverso un disegno. Continua il capitolo con quello che è una biografia di un grande compositore della musica classica contemporanea, ovvero Luciano Berio. Luciano Berio che scrisse tantissime composizioni, tra cui le sequenze per i vari strumenti, per la voce. Vi suggerisco di andare a vedere la sequenza per voce sola di Luciano Berio. Qui ho citato il suo radicamento nella musica folk e nel canto popolare, infatti scrisse folk songs, canti popolari ed etnici. Qui è citato quello dedicato all'Azerbaigian, ma scrisse anche musiche di vario genere. Vi suggerisco di andarlo ad approfondire. Sì, la musica elettronica perciò nasce dalla matematica, dalla tecnologia e favorisce la creazione di nuove apparecchiature per elaborare il suono. Luciano Berio è uno dei maggiori esponenti. Andiamo avanti con la musica che è stata fatta qui da un compositore tedesco, R. Bernd Kremling, che grazie ad Achimo, che era un altro artista, hanno eseguito questa composizione per percussioni e telefonini. Vi faccio ascoltare un punto di questo brano, da quando iniziano proprio il dialogo tra telefonini e percussioni. Sentite. La marimba riprende il tema del cellulare.
dovete pensare che sono cellulari di prima generazione. La marcia turca di Mozart, prima Bach. E continua così con tutte le percussioni che alla fine eseguono un gran finale, sentite, tutti il cellulare insieme. È interessante questa composizione di Herbert Kremlin. Concludiamo con due stili musicali, ovvero la musica minimalista e la musica della scrittura non convenzionale. Allora, per minimalismo tendiamo a una musica ripetitiva. Nasce negli Stati Uniti all'inizio del 1960, per semplificare la musica classica contemporanea che era diventata un po' troppo cerebrale, un po' troppo difficile da comprendere. In questo caso il minimalismo è più comprensibile al pubblico. Pensate alla musica da discoteca, alla musica lounge, che è sempre ripetitiva. Questa ripetitività deriva comunque dalla musica gamelan, dalle musiche africane, che Steve Reich, Philip Glass e tanti altri compositori iniziano a scrivere in modo minimalista. Questo genere ha uno schema di base composto da poche note e viene ripetuto in sequenza. Le esecuzioni ricordano musiche che appartengono appunto alle culture etniche, come quelle tribali africane. Uno dei più famosi, vi ho detto, è appunto Steve Reich. E vi suggerisco di ascoltare il brano Clapping Music per due esecutori con le mani. Qui abbiamo anche Arvo Pärt e Philip Glass. Spiegel in Spiegel è la proposta di ascolto, molto semplice, molto bella, per violino e pianoforte, che vi suggerisco di ascoltare. Qui abbiamo la scrittura non convenzionale, cioè una rappresentazione grafica dei suoni, con segni originali e fantasiosi, e traducono il suono in immagine o viceversa, vedete? Questo è Articulation di Georg Ligeti. Anche John Cage si è dedicato alla scrittura non convenzionale. Ecco, il capitolo è abbastanza breve, per cui dovreste farcela in poco tempo a studiarlo. Buon lavoro ragazzi, e speriamo, magari ci diamo un appuntamento e ci vediamo con Meet.